Il sindaco Masci ha così riassunto l'importanza di questo passaggio della transizione energetica che pone Pescara all'avanguardia in Italia. Un nuovo processo di gestione dell'energia sui territori, tale per cui i cittadini diventano protagonisti non solo del consumo energetico, ma anche della produzione di energia. Ma cosa sono le comunità energetiche rinnovabili? Sono di fatto delle associazioni. A costituirle sono semplici cittadini, imprese, attività commerciali, enti locali. Lo scopo è quello di condividere l'energia prodotta e immessa in rete da impianti di energia rinnovabile di una potenza non superiore a 200 kW. Gli iscritti condividono i loro consumi con benefici economici, ambientali e sociali. Realizzeremo nel giro di breve tempo, anche attraverso l'ausilio di fondi BEI, un certo numero di impianti fotovoltaici che non solo serviranno per il risparmio energetico della struttura comunale sulla quale sarà installata, ma permetterà ai cittadini di Pescara di potersi consorziare, quindi entrare all'interno della comunità energetica e poter in parte ridurre il costo della elettricità. Però il sistema non è solamente ridurre il costo dell'elettricità, perché gli permetterà, una volta entrato all'interno della comunità energetica, di poter avere un rimborso sul costo dell'elettricità, perché attraverso meccanismi che sono meccanismi non semplici da spiegare così, però sono meccanismi che sono oramai stati strutturati a livello governativo, la comunità energetica restituirà in parte i soldi che sono stati spesi per il costo dell'energia elettrica. C'è dunque un sito www.cerpescara.it dove vengono raccolte le adesioni dei cittadini per la creazione di comunità energetiche. Abbiamo sistemato tutta la parte che riguarda sia la parte amministrativa, sia la possibilità di poter dare al cittadino la disponibilità a potersi iscrivere su questo sito, perché poi saremo noi stessi a chiamare i cittadini, perché ci sono tutta una serie di parametri che vanno valutati, che sono parametri tecnici, e saremo noi a chiamare i cittadini a dire che possono partecipare, possono consorziarsi all'interno della comunità energetica. Quanto costa l'operazione e entro quanto tempo i primi risultati? Gli investimenti di Pescara Energia inizialmente saranno intorno ai 3 milioni di euro che verranno dati attraverso fondi BEI, ai quali poi Pescara Energia parteciperà con una quota di sua competenza. Contiamo di portare a compimento la prima comunità energetica entro il primo trimestre del 2023.